benvenuti a questo terzo video dove parleremo di ambiente e sostenibilità. Come sempre svilupperemo i vostri suggerimenti che ci avete dato nel 5x5 sulla mia pagina. Vi ringrazio per i mi piace e perché mi seguite. E come primo punto voi avete suggerito, e questo me ne fa onore perché sono veramente orgoglioso, che siamo tutti per migliorare le condizioni ambientali di questo paese. Dobbiamo migliorare le condizioni ambientali efficientando i nostri edifici e anche gli edifici pubblici, dove potremo utilizzare parchi di luci LED, luci intelligenti per esempio sulle strade, dove ottimizzando con questa tecnologia potremo di gran lunga migliorare e risparmiare nel consumo di energia. Utilizzo diffuso di pannelli fotovoltaici, di pannelli solari, energie alternative in genere. Faremo in modo di supportare questo tipo di soluzioni. Numero 2, l'individuazione di parchi verdi ulteriori per dare spazio a bambini e ad anziani. Numero 3, finalmente spingeremo per la realizzazione dell'isola ecologica, dove individuare anche aree di smaltimento RAE, quindi smaltimento di materiali elettronici, e impianti di pesa per avere il giusto ritorno, il giusto rientro dello sforzo della differenziata che stiamo facendo. Numero 4, istituiremo un gruppo di vigilanza ambientale per beccare, grazie anche all'impianto di videosorveglianza che abbiamo sul territorio, quelli che sversano in maniera veramente da imbecilli, sporcando le nostre strade, sporcando il nostro ambiente. E numero 5, faremo sì che la Casa dell'Acqua, anche a Santa Maria a Vico, sia una realtà. Pertanto, io vi dico che mi impegno a supportare questi punti che mi avete suggerito, sono punti che già sono nel programma amministrativo, e vi dico perciò votatemi alle prossime elezioni amministrative il 20 e 21 settembre, scrivete Carmine De Lucia 73. Grazie e buona serata.